Il GDPR ha vinto il processo all'interno di questo evento, quindi non possiamo che parlarne bene nonostante io facessi parte dell'accusa. Che cosa accusavo? Di che cosa accusavo il GDPR? Ma più che altro di determinare in maniera magari troppo generica alcuni principi, però prevedendo delle sanzioni pesantissime. In ogni caso è un regolamento europeo, si applicherà nel nostro ordinamento e tutti adesso ne dobbiamo prendere atto. Ci saranno esigenze di coordinamento a livello nazionale, speriamo che ci siano i tempi perché il nostro ordinamento riesca con un decreto a coordinare meglio il GDPR con quello che invece è previsto nel codice della protezione dei dati che è ancora in vigore. Quali saranno le conseguenze per i processi di digitalizzazione? Ma le conseguenze saranno quelle di avere una nuova normativa che ribadisce dei principi a cui siamo abituati, ma in qualche modo invece tende a rendere più elastica la loro applicazione, responsabilizzando invece i titolari e i responsabili. Quindi non avremo più un garante della protezione dei dati, Balia, quindi al quale chiedere ogni volta in maniera forse un po' esasperata informazioni, dettagli sulle procedure di trattamento, invece dovremmo essere noi con coraggio adesso ad applicare quei principi che ritroviamo nella normativa europea, che si applica direttamente nel nostro ordinamento dal 25 maggio, come sappiamo, di quest'anno e prevede purtroppo, ahimè, delle pesantissime sanzioni per imprese e pubblica amministrazione.